Santità, è per noi un immenso onore poter essere qui con lei oggi. È una grande emozione poter rappresentare i nostri 160.000 volontari che ogni giorno, in tutta Italia, portano la propria opera di soccorso, di vicinanza agli ultimi della terra, ai più vulnerabili e agli invisibili. E anche poter rappresentare i 17 milioni di volontari in tutto il mondo, grazie al nuovo percorso umanitario iniziato al loro fianco come neoeletto presidente della Federazione Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa. Un percorso che ci porta a lavorare in luoghi dove i bisogni di salute sono immensi, ma non ci sono medici. Dove i bambini sognano di imparare, ma non ci sono scuole. Dove i cittadini vogliono disperatamente la pace, ma non ci sono governi. Noi saremo sempre lì, dalla parte di chi ha bisogno, per curare tutte le ferite, anche quelle invisibili. Saremo lì per condividere umanità e restituire dignità. Niente di tutto questo è nuovo per lei, Santo Padre, visto che le sue parole danno voce a chi non le ha e sono ascoltate in tutto il mondo, anche in un momento in cui le parole sembrano avere meno significato. Grazie alla sua voce, umanità, solidarietà, amore, accoglienza e pace sono diventate bandiere da seguire e per noi è stato molto importante ascoltare le sue recenti posizioni sulle armi nucleari o sui migranti, come sui più deboli nelle tante zone dimenticate del mondo, come la Repubblica Centrafricana o il confine tra Myanmar e Bangladesh. L'estensione della sofferenza umana del mondo di oggi non ha precedenti, ma troviamo sempre ispirazione nei suoi messaggi. Speranza invece di disperazione, amore che non deve lasciare spazio all'odio. Per noi non esistono crisi dimenticate o posti remoti. Per le donne e gli uomini della Croce Rossa, l'umanità è il principio guida che diventa realtà nelle zone di conflitto, sulle navi di ricerca e soccorso nel Mar Mediterraneo, nel centro Italia subito dopo le scosse di terremoto, nelle nostre comunità, piccole e grandi, tutti i giorni, con anziani, bambini, senza fissa dimora, i più deboli, tutti quelli che rischiano di diventare invisibili. Abbiamo ascoltato con attenzione e interesse le sue parole sulla necessità di una nuova visione sociale, per fare in modo che tutti abbiano un posto e nessuno sia lasciato solo. Immaginare un nuovo modello sociale, eliminare le diseguaglianze, affrontare le nuove povertà, ribadire che nessun essere umano è illegale, sono per noi punti di riferimento della nostra azione quotidiana. I nostri volontari sono in ogni luogo di sbarco e di passaggio dei migranti, dove le istituzioni europee hanno drammaticamente fatto vedere il proprio egoismo e le divisioni nazionali. Santo Padre, le volontarie e i volontari della Croce Rossa italiana hanno fatto come Zaccheo, sono scesi dal sicomoro e hanno allargato le braccia e hanno seguito il richiamo dell'uomo. Accogliere, proteggere la dignità di ogni essere umano, promuovere l'integrazione sono per noi priorità che tante volte abbiamo ascoltato nei suoi appelli recenti. Oggi più che mai c'è bisogno di un'azione comune a livello internazionale perché nessuno venga più dimenticato. Non si può rimanere in silenzio davanti alle stragi in mare, ai massacri di civili, alle bombe e alle pallottole che hanno messo nel centro di mirino anche i nostri volontari. L'idea della Croce Rossa nasce in un campo di battaglia, a Solferino, in mezzo a tanta sofferenza. Henri Dunant fu ispirato dalle donne di Castiglione delle Stiviere, al grido di tutti i fratelli. Si presero cura dei feriti senza alcuna distinzione. Quel drammatico drammatico portò alla nascita della Croce Rossa. Oggi vediamo nuove forme sempre più barbare di conflitto. L'assedio, la riduzione alla fame, l'uccisione di civili e operatori umanitari sono diventate brutali tecniche di guerra. Abbiamo qui con noi, Santo Padre, tra i tanti amici internazionali, anche quelli della Mezzaluna Rossa siriana, un esempio per tutti noi. Dall'inizio del conflitto, 73 nostri volontari, 65 siriani e 8 palestinesi hanno perso la vita mentre portavano aiuto e assistenza in ogni angolo della Siria. Santo Padre, concludendo, mi permetta di utilizzare le stesse parole rivolte dal nostro fondatore Henri Dunant a Papa Leone XIII, perché è con questo spirito che tutti noi siamo qui davanti a lei oggi. Il più piccolo segno di benevolenza del Sommo Pontefice, il più piccolo segno di bontà di Sua Santità, un tratto della sua mano augusta e venerata o la più piccola cosa proveniente dal Santo Padre ci colmerà di gioia. Grazie, Santo Padre. Questo per noi rimarrà un giorno che porteremo sempre nei nostri cuori, una fonte di ispirazione per la nostra azione quotidiana. E ora attendiamo con gioia e trepidazione una sua parola. Grazie.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Vi do il benvenuto e ringrazio il Presidente per le sue cortesi parole. Essi mi hanno anche permesso di ripensare alla nascita del vostro movimento, all'ispirazione che vi sostiene e ai traguardi che vi prefiggete. La Croce Rossa svolge in tutta Italia e nel mondo un servizio insostituibile, prezioso sia per l'opera che materialmente compie, sia per lo spirito con cui la compie, che contribuisce a diffondere una mentalità nuova, più aperta, più solidale. La vostra azione poi merita ancora più gratitudine di ogni cittadino, perché si attua nelle più diverse situazioni, dovendo far fronte a fatiche e pericoli di varia natura. E così nel caso dell'assistenza prestata alle vittime dei terremoti e di altre calamità naturali, che alleva la prova delle popolazioni colpite, rappresentando un segno della vicinanza di tutto il popolo italiano. Di uguale valore è l'impegno che ponete nel soccorso dei migranti durante il loro arduo percorso sul mare e nel ricevere quanti sbarcano e sperano di essere accolti e integrati. La mano che tendete loro e che essi afferrano è un segno alto che andrebbe tradotto così: non ti aiuto solo in questo istante per sollevarti dal mare e portarti in salvo, ma ti assicuro che ci sarò e mi prenderò a cuore la tua sorte. Per questo la vostra presenza a fianco degli immigrati rappresenta un segno profetico così necessario al nostro tempo. Ho detto la parola segno profetico. Il profeta, per dirlo in lingua che tutti capiamo, il profeta è quello che schiaffa, col suo modo di vivere, con il servizio che fa, e le parole schiaffa, sveglia, da veri schiaffi all'egoismo sociale, all'egoismo delle società, e fa risvegliare il meglio che c'è nel cuore. Ma date lo schiaffo con la parola e con la testimonianza, non con la mano. La missione del volontario chiamato a chinarsi su chiunque si trovi nel bisogno e a prestargli il proprio soccorso in modo amorevole e disinteressato richiama la figura evangelica del buon samaritano. È una parabola di Gesù la cui ricchezza inesauribile ci offre una luce preziosa sulla vostra azione e sui valori santi nel vostro statuto. Il primo dei principi fondamentali che lo Statuto afferma è quello dell'umanità, che porta a prevenire e alleviare ovunque sofferenza umana. L'umanità in virtù della quale vi fate carico delle sofferenze di tante persone è la stessa che spinge il buon samaritano a chinarsi sull'uomo ferito e steso a terra. Egli prova compassione e si fa suo prossimo. Senza compassione si terrebbe a distanza e l'uomo incappato dai briganti rimarrebbe per lui un soggetto senza volto. Quanti sono anche nel nostro mondo i bambini, gli anziani, le donne e gli uomini il cui volto non è riconosciuto come unico e irrepetibile e che rimangono invisibili perché nascosti nel cono d'ombra dell'indifferenza. Questo impedisce di vedere l'altro, di udirne il richiamo e percepirne le sofferenze. La cultura dello scarto
tanto attuale oggi. È una cultura anonima, senza legami e senza volti. Essa si prende cura solo di alcuni, escludendo tanti altri. Affermare il principio di umanità significa allora farsi promotori di una mentalità radicata nel valore di ogni essere umano e di una prassi che metta al centro della vita sociale non gli interessi economici, ma la cura delle persone. No, non i soldi al centro, no, le persone. Il secondo principio affermato nello Statuto è l'imparzialità, umanità, imparzialità, che porta a non basare la propria azione su alcuna distinzione di nazionalità, razza, credo religioso, classe o opinione politica. Essa ha come sua conseguenza la neutralità, altro principio, il terzo principio, per cui il movimento non si schiera con alcuna delle parti nei conflitti e nelle controversie politiche, razziali o religiose. Questo criterio di azione contrasta la tendenza oggi purtroppo così diffusa a distinguere chi meriti attenzione e soccorso da chi, al contrario, non sia degno. Ma voi avete una politica. Questa è la vostra politica. E qual è il vostro partito politico? Il Presidente lo ha detto. Voi siete del partito politico dei più bisognosi, di quello che hanno più bisogno. Agisce con imparzialità il Samaritano del Vangelo. Egli non interroga l'uomo stesso a terra prima di aiutarlo, per sapere quali siano la sua provenienza, la sua fede o per capire se sia stato colpito a torto o a ragione. No, il buon samaritano non sottopone l'uomo ferito ad alcun esame preventivo, non lo giudica e non lo subordina il suo soccorso a prerogative morali, né tantomeno religiose. Semplicemente lenisce le sue ferite e poi lo affida a una locanda, prendendosi cura anzitutto dei suoi bisogni materiali che non possono essere rimandati. Il samaritano agisce, paga di persona, Così come a me piace dire che il diavolo entra dalle tasche, le virtù escono dalle tasche, paga per aiutare l'altro. Samaritano ama. Dietro alla sua figura si staglia quella di Gesù stesso, che si è chinato sull'umanità e su ognuno di coloro che ha voluto chiamare fratelli, senza fare distinzione alcuna, ma offrendo la sua salvezza ad ogni essere umano. La Croce Rossa Italiana condivide i principi di umanità, imparzialità e neutralità con il Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa che, raccogliendo ben 190 movimenti nazionali, costituisce una rete internazionale necessaria a coordinare e globalizzare i soccorsi per far sì che promuovano la comprensione reciproca, l'amicizia, la cooperazione e la pace duratura tra i popoli. Queste parole siano sempre il senso della vostra missione. La costruzione di una reciproca comprensione tra le persone e i popoli e la nascita di una pace duratura che può fondarsi solo su uno stile di cooperazione da incentivare in ogni ambito umano e sociale e su sentimenti di amicizia.
Chi infatti guarda gli altri con gli occhiali dell'amicizia e non con le lenti della competizione o del conflitto, si fa costruttore di un mondo più vivibile e umano. E non vorrei finire senza un pensiero a coloro di voi che nell'esercizio della missione di aiuto hanno perso la vita. Scusatemi, non l'hanno persa. No, non l'hanno persa, l'hanno donata. Sono i vostri martiri. Sono i vostri martiri. E Gesù ci dice che non c'è più amore di dare la vita per gli altri. Voi avete questi fra voi, che loro ci ispirino, vi ispirino, vi aiutino, vi proteggano dal cielo. E chiediamo che lo Spirito del Risorto, che è Spirito di amore e di pace, ci insegni questa via e ci aiuti a realizzarla. Chiedo per questo su tutti voi la benedizione di Dio, Dio, Padre di tutti noi, Padre di tutte le confessioni. E le invoco particolare per quanti hanno perduto la vita svolgendo il loro servizio per i loro cari. Mi raccomando anch'io alle vostre preghiere. Grazie. Thank you.